Buona festa della liberazione a tutti, questo è un giorno molto speciale per noi, è appunto una delle ragioni per cui il nostro ministero offre l'ingresso gratuito in una giornata così importante. Questa performance doveva avere luogo di fronte al colonnato del Tempio di Nettuno. Purtroppo appunto Zeus non è stato dalla nostra, forse appunto si è ingelosito con Poseidone, non è stato dalla nostra, il tempo era incerto e quindi ci siamo spostati qui all'interno del museo, sempre comunque in uno spazio molto bello per quello della sala cella. Per me oggi è un onore introdurre appunto il nostro artista, Fernando Mangone. Fernando Mangone non è semplicemente un artista di grandissimo talento. Fernando Mangone è un artista il cui lavoro è fortemente ispirato al sito di Pestum, fortemente ispirato alla Magna Grecia. E abbiamo ovviamente in mente tanti progetti da realizzare assieme. Ma parlavamo una volta, parlavamo della pittura pestana, di questa pittura d'azione in un certo senso, una pittura che veniva realizzata molto spesso durante la cerimonia funeraria, quindi queste tombe dipinte che venivano realizzate durante la cerimonia, quindi le estemporanee di pittura, una pittura come performance. E condividendo quindi questa tematica, questa caratteristica della nostra collezione pittorica, ci è venuta proprio l'idea di realizzare, di far parlare quindi l'arte contemporanea con la nostra arte antica, di far parlare un artista che ha così tanto da dire sul nostro sito e sulla nostra collezione, di farlo in una giornata speciale appunto come questa. E quindi io sono anche curiosa di scoprire che cosa ci regalerà il maestro Mangone vorrei anche ringraziare, adesso a breve poi dirò anche un paio di parole in inglese perché abbiamo degli ospiti, dei cari ospiti dal Metropolitan Museum di New York, un posto a cui io sono molto legata da esperienze passate. Un'altra particolarità è che appunto l'improvvisazione di questa pittura sarà seguita anche da un'improvvisazione musicale, e quindi questo è un altro elemento importantissimo. E adesso direi giusto un paio di parole in inglese, portate pazienza e dopodiché vi lascerò per gli artisti. Okay, just a few words to my friends. I was just saying this is a very special day, this is a national holiday. The 25th of April, and it's a great honor for us to host an artist, Fernando Mangone, whose work is so closely tied to the site of Pestum and to Magna Graecia more in general. And while discussing the importance of painting for the ancient site of Pestum, we talked together about the extemporary character, the kind of, you know, the improvisation that characterized ancient painting, and we decided to recreate that. So just like in antiquity, ancient tombs were painted during the ceremony, so were part of our performance. So today, this beautiful location will have this action painting, this contemporary action painting, take us back to antiquity. And as I was telling the artist, I'm extremely curious to see, you know, the surprise and the result of this work. And it's very important, you know, thinking about improvisation, thinking about antiquity, when during these funerary ceremonies you had the artist painting the tombs, but also you had music being performed. And so the painting will be also accompanied by musicians who will be improvising and following the moves of the artist. And it's my pleasure and mio piacere quindi ringraziare di nuovo l'artista Fernando Mangone e i nostri musicisti Cipera e Ciuccio. Grazie.